quiz di Minecraft mercoledì era gelosa di me, Dolcetta, e ha deciso di obbligarmi a fare la doccia insieme a lei. State a vedere. Ah, che ridere, cacchio, questo programma nero. Ah, ciao, mercoledì, come va? Tutto bene? Io sto guardando questo programma nero. Aspetta, senti! A che ora sei uscito oggi da scuola? Scrivilo qua sotto nei commenti, mi raccomando che ti lasci il cuore se lo farai. Che ridere, cacchio! Strapparmi gli occhi. Sì. Comunque, volevo scusarmi per quello che è successo. Ecco. Ah, di cosa? Sì, capito, beh, sì, il bacio della scorsa volta. Tranquilla, non è nulla di che. Cioè, nel senso, quel clown ti ha buttato una pozione e ti ha fatto diventare così in questo modo. Quindi non è un problema. Tranquilla, mercoledì. Ok. Vabbè, comunque scendi con me, ti devo far vedere una cosa. Ah, una cosa? È camera tua. Che cosa? Dai, forza, vieni qua! Cosa aspetta? Spider Girl, che cacchio fai? Cosa che cacchio faccio? Sì, ma perché mi hai preso così al volo? Che cosa sono? Devi venire con me! Ma mercoledì mi ha detto che doveva tornare a lei! No! Mercoledì! Ehi, fermati subito! Che cosa c'è, mercoledì? È una cosa da fare subito, velocemente! A me non importa, io devo far vedere una cosa a Sbreezer. E beh, gliela farei vedere dopo, questa è una cosa davvero urgente, un'emergenza! Dai, facciamo... Che sì! Ma prima non mi arrivava mercoledì, Spider Girl! Ma che me ne frega a me, dai, forza, andiamo! Andiamo, va bene, Dai! Sì, sto avvenendo, dove stiamo andando, scusami? Stiamo andando in una casa che conosci molto il bene. Il mio fumetto! Comprato in tutte le librerie d'Italia! Dove cacchio? Ma chi si parla? Dobbiamo andare nella casa della... una casa che conosci molto molto bene. Ok. Ovvero, indovina un po'? No, non voglio andare. Non voglio andare, Dolcetta mi picchia. No, non voglio. Non ti picchia, forza, Ok, va bene. Senti, che cosa dobbiamo fare? Non ho capito. Cioè, dobbiamo entrare qua dentro? Certo, dai. Perché? Perché? Ma non... Marco... Ah, l'ho portato! Ah, vi aspettavo finalmente. Ciao, Sbreezer. Ciao, Dolcetta. Che piacere. Sta bene? Sì, ciao. Che sei buffo come al solito. Senti. Io mi spiace averti chiamato qui, però c'è qualcosa di molto importante che dovevo chiederti. Oddio, che cosa? Potresti ripararmi il bagno? Cosa? Dai, riparale il bagno, dai! E perché, ascolta, l'hai fatto l'altra volta e è venuto benissimo e adesso c'è una perdita. Io non riesco a prepararlo, a ripararlo. Ah, dai! Mi serve un piccone! Sì, no, ma te lo fornisco io, il piccone ci mancherebbe altro. Ah, grazie, allora dammelo. Come siete venuti in contatto voi due? Che te ne frega intanto prima di tutto, certo che sono mi importa, che perché parli con la mia ex? Siamo migliori amiche, tu non... Cosa? Migliori amiche con la mia ex? Certo. Sì, siamo molto d'accordo. Ok, Spider Girl è veramente strana che sta attorno alla mia ex. Vabbè, comunque non importa. Allora, eccolo qua. Beh, mi serve... ok, bene, perfetto, c'ho tutto quello che mi serve. Sciabolette. Ok, quindi devo rompere il bagno. Ok, cos'è che non va? È un po' rottino. Sì, effettivamente sì. Effettivamente sì! Oh, oddio! Quando è scomparso! Oh, sciabolette, ragazzi, avete visto? C'era l'ombra della scorsa volta! Ma che cosa voleva? Era lì davanti! Oh mio Dio! Che paura! Che paura! Sì. Tutto a posto? Ah sì, tutto a posto, Dolcetta, tutto a posto. Sì. Stai avendo qualche problema con il bagno? Vedo che stai lavorando bene. Sto lavorando bene. Capisco che tornare a casa dalla tua ex moglie sia... possa essere un po' una grande emozione. Però, per favore, stai zitto che ci sono i bambini che stanno facendo il loro riposino pomeridiano, I bambini stanno facendo il loro riposino pomeridiano. Ma scusa, ma cosa sono diventati adesso? Fanno parte di un consolato che fanno il riposino pomeridiano? Loro dovrebbero divertirsi, dovrebbero uscire a fare i monoplattici. E invece tu li fai stare a casa a dormire. No, hanno uno stile di vita più sano adesso, Sbreezer, da quando tu non ci sei. Siamo molto... sono più educati e sono più tranquilli. Niente avventure strane, solo scuola e imparare cose. Ho capito.
Va bene, continuo a sistemare questo bagno allora. Senti, Freezer. Siccome mi stai facendo un favore, stavo pensando che magari poi potrei fare io un favore a te. Che sarebbe? Magari potremmo fare di nuovo il bagno insieme come una volta. Io e tu. Il bagno insieme. Oh sì, va bene, mi piace questa cosa. Ti ero Ok, ma solo una volta. Sì, infatti. Sì, vabbè, non importa. Va bene, grazie, ciao. Grazie, non fare casino. Sì, e vai. Meglio sistemare allora velocemente questo bagno, così che posso fare il bagno insieme a lei. Oh, sciamoletta, da quanto è che non sistemo questo bagno? Allora facciamolo. Freezer, ma che cacchio ci fai tu qua? Io che cacchio ci faccio qui? Vedi, ti ricordo che dovevi venire da me, dovevi scendere con me e farti vedere quella cosa. E invece guarda dove sei, a casa della tua ex con Spider Girl e la tua ex. Senti, mercoledì, lo so che potrebbe sembrare strano, però comunque sto sistemando il bagno della mia ex, sì. La tua ex. Ho capito, che allora è che sei gelosa? No. No, Freezer, no. È solo che guarda un po', la tua ex è un ex. Sì, ok, va bene. Torni con la tua ex. Oh mio Dio, ecco fatto. Vediamo se funziona adesso, scarica. Sì, scarica. Bene, perfetto. Allora ho sistemato tutto. Ottimo, andiamo a chiamare Dolcetta allora. Sì, direi. Eccoci qua. La casa è diventata un po' piena. Sì. Già piena di smorfiosette come, dai, come vuoi. Dai, Dolcetta, andiamo a fare un bel bagno insieme, dai. Un bagno insieme a lei? Adesso? Ti devo ricordare che la tua ex non è me l'ha promesso. Adesso lo facciamo in amicizia. Sì, in amicizia, sì, sto cavolo, in amicizia. E adesso dobbiamo subito andare a fare quella cosa che dovevamo fare insieme, visto che qua hai finito per oggi. Io non ho finito niente, senti. Per favore, sì, invece hai finito tu. No, scusi, signorina Mercoledì, ma potrebbe andare a rompere le scatole a qualcun altro a casa e non stare a casa mia? Certo, l'ha detto. Io me ne vado. Me ne vado subito da casa sua, signorina. Però mi devo portare Freezer, perché mi aveva promesso prima di promettere a te, no? Di andare a fare una cosa insieme. È molto importante. Che però sa che l'ex è stato prima delle mercoledì, quindi non si può fare niente in merito. Non dire questa cosa. Certamente. La fai cavolare, lei impazzisce. E che cosa vuoi che faccia? No, impazzisco, tranquillo. Potrei soltanto non farla risvegliare domani. Comunque, dai, Freezer, vieni subito se non vuoi che finisca male. No. Ma dai, Dolcetta, andiamo a fare la doccia. Ti ho detto che devi venire con me. Eccoci arrivati finalmente. Cosa? Perfetto, Sbri, volevi farti un bagno. Eccoci qui, siamo arrivati. Perché sono nato anch'io? Non guardare. Dai. Mi hai snudato. Queste urla non mi fanno per niente schifo, sai. È molto molto sexy da dire. Come si può dire? Sì, sexy. Ma che cazzo di mercoledì sei? Oh, bene, adesso ti pulisco un po' la schiena. È proprio diventata diversa. È un'altra persona. È diventata giovedì più che mercoledì. Eccoci qua. Fatto. E adesso devi pulirla a me la schiena, dai. No. Coraggio. Smettila. Ho detto coraggio. Dove stai cercando di andare? Freezer. Aiuto. Ho detto che dobbiamo. Aiuto. Non ti sente nessuno qui. È tutto insonorizzato. Tira da cerca io qua, ok? Ma dovremmo farlo insieme, a dir la verità. No, non voglio. Non la farò. Bene, mi sa che qui non... cioè, ti è piaciuta proprio tanto questa smoke, eh? Vuoi affumicarti ancora di più i polmoni, eh? Facciamo insieme. Bene. Mi raccomando, perché se fai il cattivo... Che cosa? Aiuto, zio, tu, topo! Topo? Che aiutami! Cosa? Aiutami, ti prego! Quel topo? Ehi! Grazie! No, Freezer, devi tornare subito qui! Ma qui sei di fuori, devo mettermi qualcosa addosso! Oddio! Vestiti! Ecco!
Ok, bene. Oh mio Dio, l'abbiamo scampata, sciabolette. Oh, porca miseria, che casino e che delirio. Oh, mamma mia, è stato veramente terrificante tutto questo. Ora devo ritornare da Dolcetta perché mi aveva promesso di fare la doccia insieme. Quindi adesso dobbiamo andarla a fare assolutamente insieme. Dolcetta! Ah, Sbri, no. Sì. Ciao, bentornato, sei vivo? Sì, meno male, meno male. Sono tornato, praticamente mercoledì mi ha dato un po' di problemi, però tranquilla, adesso ci sono, possiamo fare tutto quello che vuoi. Ah, ti taglio un pezzo di torta, eh? Un pezzo di torta? Io pensavo volevi fare il bagno insieme a me. Dai, quel treno è un po' passato adesso, Sbri, e specialmente se arrivano poi tutte le tue le tue compagne lì che mi devono minacciare. Io sono una madre con dei bambini, Sbri, se devo tenermi al sicuro. Però c'è un po' di torta. Oh, ma dai, ma io volevo. Dai, io volevo che Steph. Cos'è questo suono? La mia casa! Mercoledì, che cacchio! Bene, cercavi di scappare, ti ho trovato. Sapevo che saresti andato dalla tua ex. Quindi adesso... Ti prego. Andiamo, Sbri. No! La vedi questa? Sorry! Questa motovega! Se non ti fermi subito, ti prendo. No! Ti prendo e ti... stare! Ti faccio pezzi, Sbri! Devo scappare, ho questo che mi traccia le gambe! E il mio fumetto, dove lo comprai tutte le libri su Amazon! Bravo, corri, Sbri, corri! Oddio! Quanto mi piace vederti così, Sbrizzare. Continua le così, fogne. Dai. Oddio. Oh, nelle oddio. Fogne, poveri. Dai, manca poco. Oh, mi dispiace, Sbri. No, non vale. Aiuto. Ti prego. Non ti aiuterà nessuno. Ne sei sicura? Mercoledì ti ho trovata. E adesso... Sbrizzer, ci penso io! Ti sto fermo lei! Sì, brava! Spider-Girl! Tirami fuori da qui! Fuori! Quanto cavolo, sono il collone! Ancora! Dai! Ok! Ok, blocco ancora il passaggio così non passerà! Sì, corriamo via! Ok, ci siamo! Oh no, non ho più cibo, non riesco a correre. Spider Girl. Sì, aspetta. Mi nascondo nelle frasche. Bravo. Ecco. Ok. Forse sto meglio così. Mi nascondo anch'io qua. Ok. Cos'è questo suono? Penso che stia usando quella sega che avevo in mano. Intanto ti do un po' di pane. Non c'è, non è uscita. Meno male. Ah, dammi un po' di pane. Non ci venga da dietro. Sì. Ok. Oh, mio Dio. Sembra Dio. Più tranquillo. Meno male che l'ho vista. Mi hai salvato. Me l'ha detto Dolcetta, sì. Davvero, grazie. Oh mio Dio, senza di te veramente mi stava per ammazzare praticamente. Cacchio, devo toglierla dalla casa perché non può mica stare a vivere una psicopatica sotto casa mia, sì, sciabolette. Sì, impazzita totalmente. Cioè, già l'ho vista che era un pochino con le ruote fuori posto, ecco. Ma non pensavo così tanto. Sì, troppo. Ok, bene, andiamocene via. Ritorniamo a casa, facciamoci un attimo i fatti nostri e poi magari ne parliamo meglio con tutti quanti, che ne dici? Sì, sperando che ci ascolti, anche se non penso. Sì, anche io. Andiamo da Catnap, magari ci spiega meglio. Ecco fatto. Proviamo. Andiamo. Guardalo sempre. Non togliere la vista. Dai, guardalo sempre, perché altrimenti scompare. Ok. Ok. Senti, che cosa vuoi, eh? Non parla. La scorsa volta parlava. Ma che cavolo. Guarda. Wow. Perché? Ma cosa vuole? È comparso nello stesso identico punto della scorsa volta, tra l'altro, questo. Oddio, non sto ma... capendo. È davvero strano, inquietante. Ma secondo te che succede se lo tocco? Non lo so. Non importa, senti, lasciamolo stare, ok? Secondo me ci siamo scompare, pronta? Ok. Fiati.
Sì, funziona così questo tizio. Oh mio Dio, ma che cacchio. È tipo un SCP? Sì, è tipo una forma strana. Però ti ricordi che la scorsa volta parlava? Non sto capendo. Sembra che qualcuno ci sta prendendo in giro. A meno che non siano tutte diverse. Magari c'è quella che parla, quella che non parla. Ma che cacchio di ombre sono, dici? Oddio, per favore. Sono ombre, sono tutte uguali. Potrebbero essere tante. No, spero che non sia così. Vabbè, dai, mi vado a fare una doccia. Che cos'era? Ma c'è qualcuno che sta piangendo? Ma è mercoledì, Spider-Girl. Mercoledì? Mercoledì che piange. Allora anche lei ha dei sentimenti. Sì, ma forse è meglio lasciarla stare. Non so perché sta piangendo, ma andiamo, lasciamola stare. Sì, sì, infatti, lasciamola stare. Oh, che strano. Penso sia la cosa più strana che io abbia visto oggi. Oltre sì. L'ombra. Vero, vedere mercoledì che piange fa veramente emozionare. Ma sai cosa fa ancora più emozionare? Che cosa? Il mio fumetto, che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. Mi raccomando, andatelo a comprare. Sbrizzare il mondo segreto. E noi ci becchiamo in un prossimo video.